Bentrovati a Toscana Parlamento, la trasmissione a cura della redazione di Italia 7 che vi aggiorna sulle ultime attività del Consiglio regionale e delle commissioni del Consiglio regionale. In Commissione Sviluppo Economico è approdata la vicenda GKN, in particolare è stato approvato e licenziato all'unanimità un atto presentato di fronte alla Presidente della Commissione Sviluppo Economico, Ilaria Bugetti, i cui tre punti fondamentali sono illustrati. Attivarsi nell'auspicio di una più immediata revoca dei licenziamenti collettivi alle GKN e monitorare l'evolversi della situazione. Attivarsi nei confronti del Governo perché venga approvata quanto prima la proposta di legge depositata, inserendo i contenuti della proposta di risoluzione e valutare l'opportunità di predisporre una proposta di legge toscana nel merito al Parlamento. Questi tre punti fondamentali dell'atto presentato in Commissione Sviluppo Economico, presieduta da Ilaria Bugetti e licenziato all'unanimità. In questa proposta di risoluzione noi abbiamo evidenziato alcuni punti, la maggior parte dei quali che abbiamo recepito direttamente da un documento che ci hanno dato i lavoratori, e poi ci abbiamo aggiunto anche alcune cose che avevamo concordato insieme agli stessi operai, ovvero la parte del revoca dei licenziamenti da parte che va chiesta da parte del governo, e insieme a questo la proposta di legge che la Regione Toscana vorrebbe fare al Parlamento. Proprio nel momento in cui sappiamo che al Parlamento è già stata depositata una proposta di legge, e questo serve anche per sollecitare, per velocizzare, ma per integrare anche quella proposta di legge in modo che sia ancora più efficace e più veloce, perché questo non è solo il caso GKN, ma può rappresentare davvero un punto dirimente per tutte le altre aziende che sono in difficoltà e che sono vittime di una speculazione finanziaria che passa davvero sulla pelle delle famiglie e dei lavoratori. Nell'atto si chiede che la Giunta si attivi con il Governo affinché venga approvata una proposta di legge che contrasti e disincentivi le delocalizzazioni, introduca un apparato sanzionatorio adeguato per quelle aziende che, pur avendo ricevuto contributi pubblici, decidono di trasferire altrove le produzioni, e fornisca la massima garanzia dei posti di lavoro. Si domanda poi di valutare l'opportunità per un diretto contributo alla formazione di una normativa nazionale finalizzata a contrastare al massimo le delocalizzazioni delle aziende dal territorio nazionale. Come sempre la Regione Toscana fa molto rumore, fa molte dichiarazioni, ma la verità purtroppo che abbiamo sotto gli occhi è che è una regione in ritardo su tantissimi fronti, a cominciare dal piano dei rifiuti per finire soprattutto al tema delle infrastrutture. Basta vedere quello che succede ormai da mesi sulla 1, a differenza per esempio dell'Emilia Romagna, dove i lavori sono completati ormai da oltre 10 anni. Questo non sposta naturalmente il ragionamento sotto il profilo invece più generale dell'atteggiamento che hanno non le multinazionali, perché le multinazionali, se sono attività imprenditoriali serie, non hanno nessun vantaggio a delocalizzare o a spostarsi, anzi ci sono realtà all'interno della Toscana acquisite da grandi multinazionali che hanno fatto un salto in avanti importante sotto il profilo e occupazionale e della ricerca e dell'innovazione. La verità invece è che siamo di fronte a volte a operazioni speculative fatte da fondi immobiliari o fondi finanziari che acquisiscono semplicemente le attività per spremerle per poi rivenderle o addirittura chiuderle, e questo è inaccettabile. Il nostro è un paese che si è indebolito negli ultimi anni e in cui purtroppo tante troppe aziende sono finite dentro questo meccanismo perverso nell'interesse naturalmente degli altri paesi che ci sono concorrenti. Per questo a livello nazionale chiediamo una mobilitazione al governo anche per dichiarare alcuni settori strategici, asset veri e propri strategici del paese, e a livello regionale speriamo che sia colmato al più presto un gap infrastrutturale che rende più difficile stare in Toscana e produrre in Toscana. Ma la Regione Toscana è stato un soggetto che si è subito messo a disposizione in ascolto, ha preso un impegno preciso, quello di elaborare una proposta di legge che passi dal Consiglio e che poi venga proposta al Governo affinché il Governo la possa fare sua. La questione della GKN ha in questo momento ricevuto una svolta positiva con la sentenza del giudice dell'altro giorno. Non c'è dubbio che questa non è una sentenza che mette a riparo i lavoratori, ma ci dà il tempo e dà il tempo al governo di intervenire sulla legge 223, che permetterà, come dire, di portare tutto al tavolo e cercare di trovare una posizione migliorativa e definitiva. Vorrei anche dire che è il tempo che questo paese si doti di norme più stringenti. Quando si dice che si ha paura di fare norme stringenti perché si ha paura della delocalizzazione delle aziende, io vorrei ricordare che gran parte dei lavori, dei materiali che vengono prodotti in GKN saranno trasferiti in lavorazione in Germania e in Francia, luoghi e paesi che hanno normative molto più stringenti. Quindi qui il discrimine non è tanto mettere in condizione le aziende di venire e rimanere sul territorio, non consumarlo, speculare e andare via,
ma è proprio darsi le norme affinché tutto questo non possa più avvenire. No a logiche punitive, sì a creare le condizioni affinché la Toscana resti una regione appetibile ad investimenti, resti una regione dove si crea ricchezza, resti una regione dove imprenditori, artigiani, chi fa impresa abbia comunque le condizioni per poter sostenere anche il mondo del lavoro. Anche la questione delle delocalizzazioni dovrà essere affrontata in una logica di sostegno, tanto ai lavoratori, ma anche e soprattutto a tutte quelle attività e tutte quelle produzioni che devono restare in Toscana e ad avere le condizioni per rimanere competitivi. No dunque ad affrontare con logiche semplicistiche questioni che sono complesse e vitali per l'economia e la tenuta sociale del nostro territorio. Che il sistema economico italiano non può essere considerato un taxi da cui scendere e salire senza neanche pagare il conto. Ed è per questa ragione che trovo anche paradossale la polemica che è stata avviata da Confindustria contro l'assessora Nardini riguardo la responsabilità d'impresa e i diritti sindacali, anche perché GKN purtroppo è stata una prova del fatto che le multinazionali nel tempo spesso non hanno esitato a mettere in atto dei comportamenti assolutamente contrari al buon senso e anche al rispetto dei lavoratori. Si pensi anche alla Bekaert in un più recente passato. In questo momento però è importante continuare questo percorso nei binari giusti, che sono quelli dei tavoli di lavoro avviati dalla viceministra Todde all'interno del Ministero, e soprattutto dobbiamo provvedere, il governo deve essere veloce ad attivare una legge contro le delocalizzazioni. Fondamentale proprio perché il sistema economico italiano, ma direi anche quello europeo, non può prescindere da una normativa chiara che eviti altre situazioni di questo tipo e soprattutto che dia finalmente delle responsabilità di impresa molto chiare e soprattutto anche sanzionabili se necessario. Monopattini elettrici e sicurezza. In Commissione Affari Istituzionali, presieduta da Giacomo Bugliani, è stato illustrato il testo della nuova legge messo a punto dalla Giunta regionale. Con l'illustrazione del testo messo a punto dalla Giunta regionale, la Commissione Affari Istituzionali, presieduta da Giacomo Bugliani, ha iniziato il percorso per una disciplina normativa sull'uso del monopattino elettrico in Toscana. La prima commissione è iniziata ad affrontare la legge dedicata alla tutela della sicurezza dei cittadini derivante dalla circolazione dei monopattini. Ormai molti di noi saranno abituati a veder sfrecciare i monopattini nei centri abitati, è bene che ci siano delle regole. Purtroppo ci sono state situazioni tristi, difficili, che hanno addirittura portato ad una morte dovuta ad un incidente stradale provocato da un monopattino, ed è per questo motivo che bisogna dettare delle regole. Con questa nuova legge si stabilisce che la regione, ma anche le province e i comuni nelle strade di propria competenza possano prevedere delle regole a tutela non soltanto dei pedoni ma anche dei conducenti del monopattino, regole doverose che naturalmente non si pongono in contrasto con quelle dello Stato, ma che valgono a dare una più specifica attuazione delle disposizioni generali. Dall'altra parte c'è anche la necessità di provvedere ad un attento monitoraggio degli incidenti stradali che possono vedere coinvolti guidatori di monopattini, e dall'altra parte la volontà di rafforzare l'intervento della polizia locale, conferendo il potere sanzionatorio anche rispetto alla violazione delle regole stabilite dalla nuova legge. Un atto doveroso, quello che porterà all'adozione di questa legge, che avrà da una parte la possibilità di garantire a tutti maggiore sicurezza, tutti i cittadini dei centri abitati potranno muoversi nei centri abitati con maggior sicurezza, e questo comporterà la godibilità dei nostri centri, che è un obiettivo primo a cui tutta la nostra attività istituzionale deve tendere per garantire il benessere dei cittadini. In Toscana i monopattini potranno circolare sulle strade urbane dove è consentita la circolazione delle biciclette, sulle strade extraurbane se c'è una pista ciclabile potranno essere guidati da tutti coloro che hanno compiuto il 14° anno di età senza alcun tipo di patente, ma i minorenni dovranno indossare il casco protettivo. Gianni tenta di dare un sostegno a Nardella, il quale era partito con questa iniziativa e ha perso al TAR toscano proprio perché era un provvedimento che non stava in piedi. Ci provano ulteriormente con questa legge ombrello, così è stata definita, a sostegno delle amministrazioni, ma principalmente del Comune
di Firenze da parte della Regione, io ho forti dubbi che possa reggere a un vaglio di legittimità questo intervento normativo. È vero anche però che siamo un paese con un governo un po' strabico, addirittura si sono dati gli incentivi per comprare monopattini, ma non si è disciplinato l'uso di questi strumenti e purtroppo nelle grandi città dove c'è grande concentrazione di mezzi, dove i marciapiedi vengono occupati, anche le piste ciclabili vengono occupate naturalmente anche dai pedoni, succede purtroppo a volte incidenti e anche gravi, perché quando si casca a 20, 30, 40 km orari e magari si finisce in mezzo alla strada si rischiano conseguenze. Quindi è ovvio che più che una legge regionale di dubbia legittimità occorre scuotere questo governo che pensa ai banchi con le rotelle, pensa a dare incentivi per l'acquisto dei monopattini prima ancora di aver disciplinato l'utilizzo stesso di questi mezzi. Io trovo che sia giusto, insomma le cronache di questi giorni non solo stanno dimostrando che quanto sia importante dotarsi di dispositivi di sicurezza, è una cosa che chiaramente chi ha il mezzo privato già lo sta facendo in massima parte, succede meno in chi invece usa quelli che vengono messi a disposizione dai comuni all'interno delle città. È indispensabile arrivare a questo tipo di soluzione, vorrei ricordare che oggi quasi tutte le persone che vanno in bicicletta in maniera autonoma si sono già dotati di questo tipo di dispositivo. Il testo, nato su iniziativa del presidente Eugenio Giani e dell'assessore ai trasporti Stefano Baccelli, prevede anche che in presenza di particolari caratteristiche strutturali dei percorsi o dell'ambiente urbano con un elevato rischio di collisioni o cadute accidentali, la Regione, le province nelle strade di pertinenza e i comuni nei centri abitati provvedano a regolare la circolazione dei monopattini elettrici con specifiche prescrizioni per la protezione del conducente, compreso l'obbligo di indossare un idoneo casco protettivo. Per i tratti di strada non comunali che attraversano i centri abitati, i comuni potranno adottare i relativi provvedimenti previa acquisizione del parere della Regione o della Provincia. Per le strade regionali le prescrizioni sono adottate con ordinanza del Presidente della Giunta regionale. Saranno le strutture di polizia locale che vigileranno sull'osservanza degli obblighi previsti dalla proposta di legge. Aprirà al pubblico il prossimo 2 ottobre in occasione della festa patronale, restituita alla sua originaria bellezza, la Rocca della Brunelleschi a Vico Pisano, grazie al grande lavoro di restauro, di recupero funzionale e messa in sicurezza del camminamento della Torre di Vico. I toscani e i visitatori di tutto il mondo potranno tornare a vivere la grande bellezza della Rocca del Brunelleschi a Vico Pisano grazie al grande lavoro di restauro, recupero funzionale e messa in sicurezza del camminamento della Torre del Soccorso di Vico, che fanno parte del complesso monumentale della Rocca, frutto del genio di Filippo Brunelleschi. È una giornata di festa per tutta la comunità, per tutti i cittadini, per tutto il comune. È un sogno che si realizza e quando i sogni, come in questo caso, si realizzano danno veramente nuova energia, nuova forza, nuova determinazione per continuare con forza a volerne realizzare altri. Quest'opera la volevamo fortemente, dopo più di 450 anni le persone torneranno a percorrere il soccorso, questo camminamento voluto dal genio di Filippo Brunelleschi, e si spera che tante persone e sempre di più vengano a trovarci a Vico Pisano, ma in tutto il Monte Pisano. Stiamo facendo un lavoro di sinergia con gli altri comuni, anche qui vicini, per renderla una vera destinazione turistica. Per un turismo verde, lento, sostenibile. Quello del camminamento della Torre del Soccorso di Vico Pisano è un progetto di restauro significativo reso possibile grazie alla sinergia tra Comune, Ministero della Cultura e Regione, che con la legge regionale sulle città murate ha destinato 120.000 euro al recupero e alla restituzione alla cittadinanza di questo patrimonio storico-culturale. Il recupero e il restauro del borgo di Vico Pisano hanno una storia lunga circa 10 anni che riguarda sempre in un'ottica di collaborazione e crescita condivisa tutti i borghi del Monte Pisano. Io sono emozionato venendo e arrivando in macchina, ho alzato gli occhi e ho visto questa grande bellezza. Era il 9 di gennaio del 2016 e qui, proprio a Vico Pisano, insieme a Iuri Taglioli, insieme al vice sindaco, l'attuale sindaco Matteo Ferrucci, insieme a Eugenio Giani, allora presidente del Consiglio regionale, lanciammo l'idea di finanziare le città murate. La Toscana è ovunque bella, è fatta di storie, di tradizioni, del genio della nostra Toscana e dei tanti toscani, e vedere che quest'opera, un'opera avanguardista nel momento in cui fu realizzata, oggi torna a essere fruibile per i cittadini, fruibile per i turisti, è qualcosa di stupendo. È bello pensare che i nostri borghi tornano a vivere, è bello pensare che si possa costruire un turismo diverso, alternativo, fatto della visita a tante piccole grandi bellezze che la Toscana diffusa offre. Oggi è un giorno di festa non solo per Vico Pisano, è un giorno di festa per la Toscana, è un giorno in cui si può dire che la buona
politica paga, perché spesso si dice che la politica è solo parole. Qui alle parole abbiamo dato seguito ai fatti. Io sono contento, felice, emozionato e voglio mandare un abbraccio grande a tutta la comunità di Vico Pisano e al sindaco Matteo Ferrucci per averci creduto fin dall'inizio. L'appuntamento per la prossima apertura al pubblico è il 2 ottobre in occasione della festa patronale. Da Toscana Parlamento è tutto, prossimo aggiornamento con i lavori del Consiglio regionale la prossima settimana. Grazie per averci seguito.